Lui sono due esercizi di riscaldamento, 20 ripetizioni, scaldiamo un po' le ginocchia. Io normalmente faccio fare. Sì, con un peso leggero. Di solito si può usare o qualche volta prediligo gli affondi in camminata o un riscaldamento sulla cyclette, per scaldare proprio un po' le ginocchia. Ah, proprio per le articolazioni? Sì, aiuta un po', o meglio, allevia un po' il dolore per chi soffre di articolazioni. Ecco che è chiaro che scalda le articolazioni, ma allo stesso tempo fa già un richiamo di fibre, cominci già a attivare le fibre. Ok, vai. 6 7 8 9 10 è leggero, però già il fatto che sia leggero inizi già a fare delle contrazioni, perché comunque stai già stimolando le fibre oltre che a scaldare anche le ginocchia. Normalmente l'errore comune che si fa nelle leg extension è tanti che non considerano questo attrezzo importante, invece è fondamentale per lo sviluppo e la separazione delle cosce. Non è un esercizio base come gli squat, come lo squat, come l'hack squat, come le presse, però è di fondamentale importanza. Sembra un po' sottovalutato sulle esecuzioni o su come va fatto, però se si riesce a capire bene come funziona e lavorarci per tempo, un mese, due mesi, anche un anno intero, le funzioni ce le ha. E io quando vomitai è perché ci spingemmo alla leg extension, la prima pressa, però la leg extension mi aveva già distrutto con 4 serie. Vai, facciamo ancora un po' di contrazioni, sto peso qua, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Isometrico, 10 secondi, 9, 8, 6, fino a finire. Ora quante ripetizioni? Sulla prima, adesso siamo già, questa è già stimolazione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai, seconda. Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai. Terza, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giù. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Up. 1, 2, 3, 4, 5. Up. 1, 2, 3, 4. Up. 1, 2, 3. Forza. 1, 2. Una, ok, 10 libere tue, vai. Forza, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop, buono. Fa un po' di stretching, Andrea. 45? La prima, sì, sì, così. La prima estensione me fai 10 ripetizioni rimanendo in isometrico, ok? Sali su com'è, stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, via, seconda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giù di nuovo, rilassa tutto, resta. E riparti, vai, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Giù di nuovo, rilassa. Lascia tutto. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giù di nuovo, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, giù di nuovo, via, 1, 2, 3, 4, 5, giù di nuovo, via, 1, 2, 3, 4, giù di nuovo, forza, via, 1, 2, 3, giù di nuovo, 3, 2, 1, vai, 1, 2, giù di nuovo, forza, ancora una, l'ultima, vai, 1, scendo giù e ne facciamo 10 continuate, via, libere, 1, 2, non pensare al dolore, vai solo avanti, 3, usa il dolore come energia, 4, 5, bravo, 6,
7, forza, 8, forza, 9 e una 10, buono. Questa è già una bella, senti già bene le gambe, belle. Sì. Bella questa, Hai da bere? Sì, ce l'ho appena finita. Vado a riempirmelo. L'hai fatta? Tre serie pesanti adesso lui. Il numero da ripetizione da raggiungere sono 15. 15 ripetizioni. Non so come vai perché ripeto, non so come quanto forte sei o quanto resistente. Nel caso in cui dovessi cedere alla sesta, resta un attimo e poi continuiamo avanti. L'obiettivo è arrivare a 15, puoi fare anche a grappolo. 5, 5, 5. Ok. Questo così? Là sei a posto. Ha una partenza un po' così però. 15. Parti deciso, 3, 2, 1, go, vai, via, 1, facili, facili. 2, 3, 4, 5, forza, 6, forza, 7, 8, facili, 9, 10, 1, 2, 3, 4, vieni su con me, tutto adesso, tutto su, ancora, 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 contrai, non mollare, non mollare, non mollare, non mollare, ok, buon lavoro. Bel lavoro. Avrai tre lente con altrettante veloci. Le lente sono quelle dove devi focalizzare di più. Le veloci poi puoi fare anche senza controllare. Però Andrea scalerà il peso. Hai detto. Adesso farai una lente in partenza che io ti aiuterò fino a conclusione. Okay. Poi fai tre veloci e Andrea scalerà di peso. Poi rifaremo un'altra lenta e sei veloci. Poi rifaremo un'altra lenta e ne faremo 12 veloci. Ok. Naturalmente il peso va a reggerirsi, non perdere il controllo, focalizzati sulla sofferenza, che non è un obbligo, non è una tassa che si deve soffrire, ma sicuramente il medio e l'avanzato, il medio o il principiante molla, quando inizia a bruciare molla, l'avanzato usa energia dal dolore. Allora, partiamo assieme, attiva. Guardi al contrario subito. Vai, piano. Bravo. Piano. Piano, ancora, 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 su tutto, ancora, 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 fermo. Ok, diamo tre adesso. 1, 2, 3, 1, 2 e una 3. Ripartiamo con la lenta. Piano, ancora, 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 ancora. Pensa a 6, 6 secondi, non è niente la vita. 1, 2, 3. 4, ottimo, 5, 6, prepara già quella bastarda, adesso arriva un'altra bastarda, ok, lenta, lenta, non scappare, se ormai sei in gabbia, gatto in tangenziale è detto sì, in tutti i casi verrà investito, forza, 12 ripetizioni, via, 1, 2, 3, 4, non perdere il focus, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 2, 2, 2, 1, 2, bella, bella lavoro. Questi nella prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale si chiama resistenza. Devo trovare il momento giusto, sweet spot, tra il non aver mangiato abbastanza e l'aver mangiato. O conoscere bene i tuoi tempi di gestione, che è quello importante. Qualcuno mangia un'ora prima non vomita, ma gran parte purtroppo per fattore proprio di sangue che va via dalla digestione. E l'altra faccia della medaglia è che poi se non mangi abbastanza svieni. Ma no, basta che hai dei carboidrati per svenire, è difficile. Lo svenimento, più che altro, puoi avere qualche giramento di testa. Adesso iniziamo a fare accosciate. La accosciata è un po' come il rematore col bilanciere. Molti palestrati si sentono forti facendo faccio 100 kg di lat machine, li metti a 100 kg a rematore e si piegano come Pluto. Mm. Pluto ha la schiena a inversione a U. Quando li metti a fare la cosciata vedi quanto l'atleta è forte o quanto sia resistente sulle cosce. Qua la musica cambia, 100 kg qua non sono i 100 kg del leg extension. E questo è il banco di riscontro per chi dice sono forte nelle gambe. La pressa invece è una via di mezzo, però sia guidato che non devi lavorare sulla stabilità, perché non devi pensare a tenere in equilibrio il corpo, ma devi solo spingere con i quadricipiti, sia lo squat libero, The King, il totem, Tom Platz ha definito il totem, la chiesa, lui fa tipo dei riti religiosi nei confronti di quell'esercizio. È un po' una scena, però comunque perché è una parte di chi arriva dall'old school, proprio da back to basic, esercizi base,
lo squat rimane proprio... È il più, diciamo, è il più no bullshit, diciamo, è l'esercizio più vero che non puoi barare proprio, perché no, per forza... non puoi rubare, devi lavorare molto sulla stabilità, perché i muscoli stabilizzatori, o meglio, un equilibrista non ha muscoli sviluppati, ma lavora sulla stabilità. La stessa cosa è il bodybuilder. Non è un muscolo che sviluppi l'equilibrio, ma è una tecnica. Perciò devi lavorarci sopra, che normalmente le persone, l'errore, come Andrea all'inizio, faceva lo squat così. Ah, sì, sì, usava questo la schiena. Questo è più da powerlifter. Invece di cercare di tenere la schiena dritta e andare più dritto possibile. Ma questo è l'esercizio base che impari praticamente quando vai a frequentare le prime volte le palestre, che adesso è un po' trascurato e eliminato. È chiaro che c'è stata anche un'evoluzione sul discorso macchinari. Però... se devo mettere su tre classi, se c'è stata più un'evoluzione steroidea chimica, un'evoluzione alimentare, un'evoluzione di attrezzature per quanto riguarda l'old school e il new school. In primis metto le attrezzature, perché le attrezzature con le aziende, quale ad esempio in Italia abbiamo Rudy Panatta, oltre che essere stato un atleta, è un inventore, un genio che costruisce delle macchine, essendo stato un bodybuilder, dove vai a creare e a alleviare delle problematiche sulle articolazioni. Okay. Di conseguenza fare delle macchine intelligenti per far sì che il bodybuilder lavori solo direttamente nel distretto muscolare interessato piuttosto che andare a lavorare sulle zone articolari. Infatti Andrea mi ha detto una roba fighissima che mi ha fatto riflettere: non adattare la macchina alle tue necessità, ma adattati tu alla macchina. Logico, logico. Perché è vero, effettivamente uno dice: no, scusa, sento di più il muscolo in questa macchina, no, forse è meglio se inizi a scuotare e pensare di attivare meglio. Innanzitutto devi iniziare a lavorare con gli esercizi base. Una volta che sai, hai raggiunto l'equilibrio, sai gestire bene le esecuzioni, poi successivamente passi alle macchine. È chiaro che, come ho detto prima, ci sono delle tecniche innovative a livello di macchinari che possono avvicinarsi molto allo squat libero. Proprio perché, come ho detto nella graduatoria, diciamo, dell'evoluzione del bodybuilding, non è stata solo un discorso di preparazioni doped, come pensano tanti. Alimentazione, fondamentale, sono molto più inquadrati e mangiano più pulito rispetto a una volta, c'è più cultura alimentare, e poi sul discorso attrezzature. Anche perché non c'era una definizione. Ma allora, anni fa, quando erano i pionieri, c'erano i definiti di natura, che hanno una definizione di metabolismo veloce, ma la definizione più estrema che vedi adesso nelle competizioni di bodybuilding, quelle sul gluteo tagliato, sono nozioni alimentari e allenamenti specifici che fai in certi distretti dove una volta non si allenavano i glutei. Erano visti un po', fino a paradossalmente strano, chi allenava i glutei. Non posso dire della sponda opposta, però in quegli anni là sicuramente non avevano una gran predilezione per chi allenava i glutei. Infatti Tom Platz, che siamo stati a un seminario io e Andrea in Ungheria, quando gli abbiamo chiesto: ma nel vostro tempo, ai vostri tempi i glutei venivano allenati? Sì, sì, io volevo il culo a strisce, però le mutande erano molto larghe. Secondo me proprio non era concepito l'allenamento dei glutei nello specifico. Si coprivano proprio. Quello no? Che adesso, purtroppo, dopo l'era Coleman, è stata proprio un dictatum che tutti devono avere. Grazie a Dio. Per te, perché hai... bisogna avere culo. Un po' più indietro. Quindi. Leggermente divaricato un po'. Ok, adesso mi raccomando, anche se leggero, troppo fondo scala, fermati troppo prima. In fondo. Scendi giù con me, giù, stop. Fermati un attimo, Luis. Quando tu trombi, il baricentro lo porti in avanti o lo butti indietro? In avanti, chiaro? Ok, pensa sempre a 12 volte trombare. Niente, ragazza insoddisfatta. Vai, no. Seconda. Guarda che te molla la donna, mollato del tutto. Aspetta. Via, solo. Com'è? Così? Questo, tu fai questo, invece di far questo. Solo che io non ho la stabilità. Senti i piedi un questo. Po'. Questo. Ok. Così. Porta il baricentro avanti, non puoi cadere. Già meglio. Vedi che fa più fatica a salire? Sì, sì. Che... vuol dire che includi più le gambe. Sento un po' strano. Dovrei avere i piedi... erano giusti i piedi? Erano... i piedi erano giusti. Metti 10 kg. Ritorniamo alle origini. Oggi, Luis, mi farai la prima paginetta di lettera A. No. Dopo domani passeremo alla paginetta B, ma mi riservo di arrivare alla Z. Fate gli scherzi. Se no diventa un idolo monotono dove ci sono solo... bodybuilding. Allora, la sfruttamento delle anche, Paul Anka, ti ricordi? Paul Anka. Il cantante. Paul Anka. Sfruttava le anche. Di conseguenza, Elvis, the Memphis, the Pelvis. Perciò deve andare su quadricipite. Oh, ok, fa uscire più le anche. Punta verso l'esterno. Andiamo giù assieme. Usa le anche. Su. Ecco, pensa alla rana quando salta. La rana quando salta... usa le anche, per quello il jump è alto. Vai!
il banco di riscontro è qua. Tengo le mani, non per scelta ma per tecnicità. Se no butti sempre indietro. Posso andare più avanti con i piedi, no? Con i piedi? Sì. Se vai più avanti con i piedi, lavori dietro, non ci interessa tutta la coscia. Sento. Cosa senti? Dimmi. Senti che fa fatica a salire? Sì. Perché non hai trovato l'angolazione giusta. The point and no return. The point and no return. Ti ricordi? Anni 90. Forza. La coscia. Eccolo là. Ti lascio, Buona. Adesso non. Sempre, controlla sempre. Ottimo. E su. Ora, adesso lo butti il culo indietro. Attenzione, non buttare il culo. Buono, se ti siedi lo agganci. Game over. Inseriamo un altro gettone e un'altra partita. Via. Ottimo. Buono, se tremano le gambe non è un inizio di Parkinson, ma vuol dire che stai lavorando con i quadricipiti. Forza. Ancora due. Una ancora. Guarda lo sguardo. Guarda le gambe, scusa. Vai. Ok, buono. Ok. C'è le cinghie, Andrea? Non capivo la... Solo questo, in maniera naturale proprio. Se tu fai questo e sfrutti questo, la spinta è migliore. Se vai su questo, spingi più con quadricipite e usi poco le anche. Non mi era naturale. L'errore perché... che faceva sempre Andrea anche all'inizio. Buttando il sedere indietro, lo sforzo ce l'hai tutto qua. Sì, sì. Mentre tu devi focalizzare su qua, focalizzarlo qua. Allora, Luis, per capire l'esecuzione corretta, devi metterti sempre di lato. Stando di lato, tu praticamente col culo arrivavi qua e la spinta era più sulla bassa schiena che sul quadricipite. Di conseguenza lavoravi una zona dove dovevamo cercare di sfruttare il meno possibile il lavoro, che è la bassa schiena. Adesso vengo dietro, Luis. Hai messo 10, sì? Sì. Ok, qua pensa all'obiettivo arrivare a 6, massimo sarebbe 8. Fate come quello che hai fatto prima. Sono qua dietro, qualsiasi cosa. Abbiamo deciso. Perfetto, vai. Non devi aver paura, cazzo, il peso lo domini. Sono 20 kg in più, porca troia. Forza. 2. E cosa pensavi che era vuoto e bilanciere? 3. Forza. 4. Vedi cosa fa la testa. Andiamo. 5. Comodi. 6. Forza. 7. Una ancora. Ottimo. Te hai preso paura che il peso pesava. Non c'ho proprio, mi sono... Ho detto vado e non ho attivato, cazzo, i muscoli proprio. Se il peso pesa, è normale che pesa, se no non si chiamerebbe peso. Ma succede che pigli paura, Ma perché mi... l'ho sentito tutto sulle punte. Infatti una delle tecniche che usa Neil Hill è quella di non aiutare mai nessuno. Tu devi stare a sentire e impaurirti del tuo peso. Come avrà paura lui? Vai, forza, andiamo. Ok, vuoi sapere? Chi mi tiene qua il bilanciere? Girato. Chi l'ho girato qua, Luis? Qua dietro solo, così. Ok. Andiamo? Andiamo da Mistich. Andiamo da Mistich. Ah! Forza. Come on! One more? Yes! Ricordati che qua si vede quanto sia uno sia forte sulle gambe. Le qua ultime proprio? No, in generale come esercizio. L'esercizio. Vedi che sei andato in crescita, le prime abbiamo corretto l'angolazione. Sì, infatti vedo poi che più... la paura, superata la paura, ha fatto meglio ancora. Sì, sento che più capisco qual è il movimento giusto e più mi sento di sollevare. La prima, infatti, anche qui adesso forse mi sento debole e già dalla seconda lo tiro su come se fosse la metà. Ricordati che quando perdi il controllo, io dico fermati, vuol dire che devi resettare. Rallento. Il controllo, questo devi stare attento. Sì. Solo il controllo del bacino, perché non hai problemi di equilibrio. Vai su dritto. Sì, perché... Sì, mi viene da spingere in avanti, no, con le hai punte. Piedi piatti, i piedi buoni ce li hai. Se li avevi piatti è sconsigliato di farlo scalzo. Ci vorrebbe la soletta. Però i piedi sono buoni, non sono piatti. Forza, Luis, andiamo. È l'ultima. No, la penultima, aspetta, poi c'è la sorpresa. Siamo in periodo pasquale, vai. Ok. Ricordati sempre,
Focus e up, senza paura. Uno. Chi mena il peso qua? Il peso ne mena noi, lo meniamo noi a lui. Forza. Tre. Ma hai visto Tyson che dà i pugni a occhi chiusi? No. Quattro. Forza. Occhi aperti. Cinque. Anche se c'è la macchina da presa. Un punto, un obiettivo. Scavalca la fronte del cameraman. Cazzo. Vedi oltre. Non è paura di scendere. Forza. Qua sono. Eccolo. Quante sono? Forza. Quante sono? 10. Ok, immaginavo. Lo squat, a meno che non lo fai come lo faremo dopo, l'ultimo esercizio, è poco pump, senti, perché c'è la stimolazione, io la chiamo profonda. No, effettivamente. Nella pressa sentirai molto più il pump, nelle leg extension senti molto più il pump. Questa, Andrea, adesso non ha la massima ipertrofia muscolare, adesso, Andrea. La raggiungerà nella pressa, l'ha raggiunta un attimo nelle leg extension. Saper gestire anche l'ipertrofia muscolare è una cosa, diciamo, non da intelligenti. Per non arrivare alla massima esplosività muscolare, dove c'è la prima serie e poi dici, cazzo, ho fatto due serie, ho già finito. Tu pensa ad arrivare a 8. Equilibrio e farlo corretto, è chiaro. Piano, piano lui. Piano, piano. Ottima questa, piano. Via, presti. Vai, una. Piano, controllo bacino, ottimo. Ottimo. Ottimo, non buttare il culo indietro, stabilizza, ottimo. Via. Vai, forza, sono la terza. Easy day was yesterday, come on Luis. Bacino e ginocchia, controllo, solo controllo, 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 via. Andiamo su, quarta. Facile, solo mentale, solo mentale. Ottimo, controllo perfetto. Andiamo su, via, su. Cinque. Andiamo. Almeno tre. Per orgoglio a 10. Controllo. Controllo, 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 via, su esplosivo. Forza, 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 andiamo su, spingi. Ok, metti 10 Andrea, togli 20, metti 10. Attenzione che è leggera dopo, Forza! So, adesso ti manca l'energia, vedi tutto blu? Forza! Pensa a Modugno quanto vedeva blu, cazzo, ha vinto anche un festival! Forza! Giù tutto, poi leggero quando sali! Non buttare quello indietro! Via! Leggero, forza! Altre due! Forza, non dir no! Non dir no! Non si sta nell'alfabeto, no! Up! Via! Ancora una! Conto 8 secondi, Piano, 2, 3, piano, 4, non buttare quello indietro, 5, 6, andiamo su, vai su, spingi. Ragazzi, buono. Ho la gola che ha un filo. Com'è? Ho la gola così. No, beh. Forza Andrea, facili? Facili, siamo alla terza. E via su, togli, vai. Ce li hai? Buono, andiamo alla quarta. Forza, focus, 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 via, up, andiamo, 5. Ancora una, poi togliamo quella da 10. Piano, piano, poi su, piano, andiamo su tutto. Ok, su, via quello da 10. Occhio le mani, buono, vai, giro di boa, togli, vai, ottimo, forza, andiamo sulla resistenza, forza Andrea, forza, 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 via Lele, andiamo, altre tre. Ok, togli, via. Metti 10. Raddrizza dal baricentro, Andrea. Che leggero questo, Abbiamo due ancora, Ottimo. 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 Ok, andiamo, su. Una ancora. Recupera quanto serve. Conto 10 secondi adesso, via. Forza, Gesù. Andiamo. Dai che Cristo sa fermare deboli. No arcene. Forza. Resisti, resisti, resisti,
resisti, ancora, ok, tuoi, bel lavoro, vai. Vai. 3, 2, 1, non ho paura del peso, l'energia sta andando a fanculo, forza, tira fuori la batteria, 1, forza, ottimo, 2, dai, 3, 4, tieni stabilità le ginocchia, 5, 6, altre 4, andiamo, 1, 2, forza, 3, e una ancora, bravissimo, 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 bel lavoro, bel lavoro, è tutto, giù, 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 stop, stop, 5, 4, 3, 2, 1, vai, adesso parti, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, free, come on, gladiator, now you are free, 5 reps, come on, 1, let's go, 2, fast, 3, 4, 5, nightmare, incubo, incubo, stop, 5, 4, 3, 2, 1, again, slow, 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 Ian, 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 yes, 5 more, come on, lightweight, go, 1, 2, come on, 3, 4, and 5, lightweight, there we go, oh, scusa, uno, due, e una tre, ok, via l'altro disco, adesso non hai peso, c'è solo il tuo peso corporeo, mi raccomando, accoscio, 5 secondi fermo giù, non mollare, tengo io sulla macchina, stop, 5, 4, bravo, 3, 2, 1, andiamo su piano, 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 andiamo, spingi, 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 non mollare, spingi, 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 ok, andiamo 3, via, facili, 1, scendi più, 2, forza, e una 3, bravo, bel lavoro. Fermo là, buono, andiamo, piano, piano, com'era? Male? Ok, andiamo 3, forza, deciso, secchi, vai, 1, forza Andrea, 2, forza, rest, 3, buono, droppa. Ce l'ho, sono qua, andiamo, 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 ce li hai, ce li hai! Ok, andiamo 6, forza, 1, 2, 3, 4, 5, e una 6, ok, recupera, recupera, togli 10 e 20, lui se metti 10 dopo il 20. Ok, gestibile questo, neanche non sto qua, sto di fronte. Solo mentale. Sì, sì, ce l'hai. Ce l'hai. Ce l'hai. Ce l'hai. Fagli fare 6, poi a 6 togli 10 ancora. Andiamo. Forza, 1. 2. 3. 4. 5. 6. Altre 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bel lavoro. Bel lavoro. Good job. Buono. Questa è tosta, Ok, allenamento finito, Luis. Dimmi le impressioni, come ti sei trovato? Alla fine mi sono sentito, passami il termine, una fighetta. Le ultime due ripetizioni, quando ho visto che mi hai fatto fare le ultime ripetizioni senza neanche una pizza da 20, ho capito che ero finito. Però ricordati che usavi il tuo peso corporeo per fare questo esercizio, perciò io penso che se faccio un'analisi tecnica di come ti ho visto in allenamento, perché comunque dal momento che si fa un sacrificio o si fa un lavoro mirato, in questo caso le gambe, ci deve essere sempre un voto finale. Secondo me Luis, per alcuni distretti, o meglio per le gambe, in alcuni esercizi deve avere meno paura, praticamente osare un po' di più, perché abbiamo visto che in alcuni esercizi la prima serie la sbagliava,
poi più continuavano le serie, più migliorava, diciamo, l'esecuzione e più aumentava il carico. Questo ci fa capire che può migliorare ancora il suo bagaglio tecnico, ma soprattutto il suo bagaglio di carico come esercizio. Sì, perché mi sentivo schiacciare, perché non capivo la... Nel momento, come ti ho detto, perché anche noi nelle motivazioni durante i video di bodybuilding oppure i bodybuilding video americani senti fight, fight, fight. A proposito di fight, è arrivato Presti, faccia dice tutto. Vabbè. Il fight è uno scontro che devi fare con l'attrezzo nel momento in cui rimani schiacciato, non ce la fai a fare l'esecuzione. Anche perché è uno sport non di gruppo, in questo caso eravamo in tre che ci motivavamo, perché ho partecipato anch'io nonostante l'età, che piace anche a me sentire o ricordarmi magari cos'è il sacrificio e la sofferenza come fanno i miei ragazzi. Io non so cosa dire. Andrea è contento perché quando vengo qua lo alleno, è super felice perché porto la sua soglia di lavoro ben oltre del normale come fa lui, però sicuramente penso che sia stato un allenamento proficuo per tutti, anche per me che comunque ho scaricato un po' le tensioni del lavoro. Sì. Indipendentemente da quanto uno si allena da tanti anni, avere chi ti segue, che ti segue, ti motiva, fa sempre la differenza, sempre. In questo caso per me lo è da 7 anni, lo sarà in futuro sempre Mauro. Ok, niente Luis, ti ringrazio. Grazie a te. Se vuoi dire ancora qualcosa? Sì, era in preventivo il vomito, però alla fine hai fatto un ottimo allenamento. Sì, ringrazio il cielo, stavo per svenire, ho preso del Gatorade, non facciamo pubblicità, ma mi porto a casa tutte queste nozioni e proverò. Ci saranno anche altre occasioni. I dorsali, sì, è un altro bel muscolo da allenare, molto difficile, molto specifico per i distretti che ha.